Sì, ragazzi, mi sto divertendo a salutarvi nella chat mentre aspettiamo Alice. Non sono matta, giuro. Ciao! Ciao! Eccoci. Piacere, io sono Alice. Piacere mio nostro, anzi, vedo già che stanno commentando Glauco, Michele, comunque siete tutti e due puntuali, più o meno, hai visto? Non ci credo cosa, però. Allora, intanto, prima di iniziare, ieri abbiamo parlato con Marco Guerini, ho visto che sei entrata, tra l'altro, e Marco è rappresentante del Politecnico adesso. Quindi lui è da anni che sta facendo rappresentante, mentre tu è il primo anno, giusto? Il primo anno ho deciso di intraprendere questa nuova avventura, speriamo che vada bene, dai. Intanto, se vuoi presentarti un attimo ai ragazzi che sono collegati, per chi non ti conosce. Va bene. Allora, io sono Alice Plizzari, frequento la quarta superiore presso l'Istituto Pacioli e quest'anno ho deciso di candidarmi come rappresentante d'istituto. Insieme a me ci sono altri tre ragazzi, che sono Vittorio San Giovanni, Laurenzio Strimbano e Filip Chindea. E abbiamo deciso di candidarci come lista FLU e il nome della lista arriva dall'inglese che significa influenza perché volevamo riprendere un po' Esatto, nomi sono questa pandemia. quanti riguardo, infatti, quando esce un libro, Esatto. guarda il nome. E il nostro motto è la cura siamo noi, quindi vogliamo puntare a migliorare un po' la nostra scuola, Bello, ti cercando di fare un po' di cose diverse dal solito. sta subito commentando. Sì. Comunque, vabbè, dopo ci spiegherai bene i punti della lista, se ti va bene. Intanto faccio la domanda più difficile, così poi ce la togliamo dalle scatole. Come Ok. mai hai deciso di fare la rappresentante? Allora, oh mamma, diciamo che quest'anno, oltre a volermi, vabbè, impegnare per la scuola, perché alla fine sono in quarta e la quarta inizia a farsi sentire, volevo ritagliarmi del tempo anche da dedicare proprio al di fuori dello studio, alla scuola, e quindi rendermi utile per gli studenti e non solo più per gli studenti della mia classe, ma generalizzare un po' la cosa. Certo, ho capito. Tu sei stata rappresentante di classe oppure no? Sono stata per un anno in prima rappresentante di classe e come esperienza mi è piaciuta abbastanza, cioè è stato bello perché cioè, ho notato che mi piace comunque organizzare cose, cercare di, sì, insomma, cambiare un po' le giornate, non Sì. seguire sempre la stessa routine, cioè è bello cambiare un po' ogni giorno. Infatti, no, ti capisco, anche un po' di anni ho deciso di diventare rappresentante e uno dei motivi è appunto questo. Dopo l'aver fatto rappresentante di classe, capisci che forse puoi fare qualcosa in più. Esatto. Cosa ci dice? Giannuso scrive una frase: ma la vita è un sogno e i sogni aiutano a vivere. Non so se vogliamo rispondere o no, Michele, a questa domanda, anche perché ho detto che la domanda difficile l'avevo già fatta, quindi questa è ancora peggio. Allora, quindi, se vuoi parlarmi un po' della lista, di quali sono i vostri punti, le vostre idee. Allora, noi come lista puntavamo a fare qualcosa di diverso rispetto agli altri anni e vabbè, quindi oltre alle solite felpe, piuttosto che le feste d'istituto che vabbè, non so quando faremo ai Monteore, abbiamo deciso di presentare dei progetti un pochino nuovi, cioè che per ora nessuno ha presentato da quello che so. E il primo che mi viene in mente è la peer education, cercare di portarla anche online. Per chi non sapesse cos'è, praticamente un servizio che è offerto dalla scuola, totalmente gratuito per i ragazzi che hanno bisogno, dove i ragazzi più portati per determinate materie decidono di offrirsi volontari come tutor.
E i ragazzi che hanno bisogno appunto di ripetizioni di una determinata materia contattano i ragazzi in questione e poi si svolgono queste ore di ripetizioni e sono gratuite per gli studenti che necessitano. E invece gli studenti che fanno i tutor percepiscono 7 euro all'ora, se non ricordo male, se non è Bello, cambiato ovviamente. dato questa cosa, nel senso i soldi, come viene gestita la questione pagamento dei ragazzi? Allora, il pagamento avviene alla fine dell'anno e viene fatto un bonifico sul conto corrente. Se durante l'anno ci sono gite o monte ore, può essere che i soldi che hai, diciamo, ottenuto, guadagnato, vengono scalati man mano. No, 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 bellissimo, anche perché avevo letto un po' di tempo fa un articolo che parlava appunto di quanto fosse utile fare peer education, proprio per il fatto che ti trovi comunque più a tuo agio sicuramente con un ragazzo della tua età, ma anche proprio con, diciamo, la modalità con cui viene spiegato l'argomento, non lo so, Esatto. ovviamente sì. Sì, è vero, perché basta una spiegazione in più da anche solo un compagno di classe e magari riesci a capire un argomento che andando a lezione non capisci. Quindi assolutamente, sì, è una cosa che bisognerebbe fare in tutte le scuole, un po' anche per dare più fiducia ai ragazzi, no? Esatto, sì. Danno abbastanza crediti, secondo me. Quindi in questo modo, secondo me, io. Esatto, sì, è un bel modo per imparare senza dover andare a lezione comunque da una persona esterna che adesso che siamo in quarantena non sempre è disponibile. Sì, sicuramente oltre a quello, infatti. Mi piace molto questa cosa, penso che anche i ragazzi collegati siano d'accordo con me, il fatto che avete studiato delle soluzioni da fare online. Esatto, sì. Il bello è proprio quello, perché alla fine adesso non abbiamo molte possibilità, vabbè, di uscire è la prima cosa. E poi, oltre a quello, ci vanno dietro tutte le altre cose, quindi è giusto, secondo me, riuscire a portare il più possibile online per non sentirsi comunque soli o abbandonati. Esatto, sì. Sicuramente meglio di niente. Quest'anno andrà così. Purtroppo sì. Vedo che te lo aspetti già, quindi, che quest'anno Sì. sarà così. Un anno da rappresentante un po' particolare. Esatto, magari ci rifaremo l'anno prossimo, dai. Esatto. Esatto, dai. Mettiamola subito qui, proprio. Da quelli collegati, magari l'anno prossimo. Quindi, tu mi hai detto che sei stata rappresentante di classe, quindi un po' sai già come funziona il rapporto con i rappresentanti di istituto, perché l'hai già visto con quelli che c'erano. Quindi volevo chiederti, qual è stato il tuo primo approccio con i rappresentanti di classe? Cosa avete fatto il gruppo? Allora, vabbè, tra noi in classe ovviamente parlavamo, discutevamo di determinate problematiche e poi ovviamente se riguardavano l'istituto, io purtroppo non ero nel gruppo dei rappresentanti di istituto, ma era dentro l'altra ragazza che l'ha fatto con me e diciamo che sì, se avevamo bisogno ci rivolgevamo a loro e niente. Comunque, per l'anno in cui l'ho fatto io, i rappresentanti di istituto erano validi, secondo me. Perfetto, sì. E quindi invece adesso sei dall'altro lato, sei quella che fa il gruppo Esatto. di altri. Esatto. Sì, viceversa adesso. Avete già avuto modo di parlare di qualcosa? Allora, abbiamo già fatto i due gruppi, Sede ed Ogali. E diciamo che abbiamo già parlato un po' delle felpe perché stiamo avendo tra virgolette dei problemi, però diciamo che è abbastanza normale, essendo in così tanti, trovare diversi gusti e non riuscire a accontentarli tutti. E poi abbiamo parlato anche della didattica a distanza perché in ogni classe ci sono problemi diversi e appena saremo in carica effettivamente cercheremo in qualche modo di portarli alla dirigente o comunque ai professori. Eh sì, infatti ci scrivono un argomento delicato, sì, lo è. Forse è la cosa più delicata che deve fare il rappresentante, quella di sistemare questi piccoli intoppi, piccoli, piccoli mica tanto, anche grandi.
Ricordami allora, giusto, tu hai detto sede ed ogali, perché il pacioli è diviso in sedi, giusto? Sì, ha due sedi, una in Via delle Grazie, che è abbastanza in centro, e una invece che è vicino all'ITIS. E quella dell'ITIS ha, diciamo, le palestre, cioè è più attrezzata sotto l'aspetto sportivo, per quello che ci sono i ragazzi del tecnico sportivo indoor. Tra l'altro, al Pacioli avete tantissimi indirizzi diversi, anche molto diversi Sì. fra loro, se non sbaglio. Confermo. Esatto. E sarà anche difficile questa cosa, immagino. Sì, perché poi giustamente ognuno ha materie, professori diversi, quindi potrebbe essere difficile da un lato, ma secondo me è bello e stimolante dall'altro. Sicuramente. E mi hai detto anche è difficile appunto mettere d'accordo tutti. Quindi tu hai già messo in conto che quest'anno sarà così. No, beh, speriamo di accontentare la maggior parte, quello è ovvio, però alla fine ognuno ha i propri gusti e non sempre è così facile accontentare tutti. Beh sì. Dalle scuole grandi è sempre così, è difficile mettere d'accordo tutti, quindi bisogna imparare a capire cos'è più importante. Quindi lo vedo Esattamente. in questi anni, anche perché io ti parlo da ex rappresentante del tuo acerrimo nemico, che è il Galilei. No, Infatti, dai. capisco il messaggio del tuo collega che dice questa bruttissima cosa nella chat, però non mi sbilancio. Quindi sì, è un numero elevato di studenti, quindi sicuramente questa sarà una cosa difficile, ma spero anche bella come confronto, come hai detto tu. Esatto, sì. Speriamo che vada tutto bene, speriamo di riuscire a confrontarci in maniera pacifica, senza liti o cose così. Anche questo. Abbiamo una domanda da Michele che chiede se fai più fatica a rapportarti con i rappresentanti di quinta o di prima. Allora, domanda. Diciamo che per ora ho scritto solo su un gruppo in generale, dando informazioni varie per i punti della lista o cose così, quindi non so ancora bene dare una risposta. Secondo me, tra le due potrebbe essere più complicato rapportarsi con i ragazzi di quinta, essendo io in quarta, perché vabbè, innanzitutto i ragazzi di prima sono secondo me dolcissimi quest'anno, li vedevo ogni tanto nei corridoi, erano davvero dei patati e boh, secondo me i ragazzi di quinta, essendo di un anno più grandi, potrebbero avere, non lo so, dei pregiudizi, ma è una cosa che secondo me è normalissima e potrebbe starci. No, hai ragione, assolutamente. Però vedremo, intanto, infatti, ricordiamo che tu hai appena iniziato, quindi il tuo mandato è proprio all'inizio. Stai un po' scoprendo Esatto. cosa vuol dire davvero fare rappresentante. Sì. Per ora, no, teoricamente non ci sono ancora state elezioni, quindi non ci hanno comunicato nulla. Da quello che ho capito, inizieremo alla fine di novembre, però non ne sono tanto sicura. Ok, ho capito. Invece è stato, perché ho visto che è stato eletto alla consulta, sono stati eletti due ragazzi alla consulta, mentre voi non ancora. Ok, però siete voi, quindi Esatto. c'è tanta scelta, insomma. Siamo noi, quindi abbiamo vinto facile, dai. Esatto, ti è andata bene. Michele ci chiede qual è questa lotta tra Galilei e Pacioli. No. Non so. Mai ha iniziato tutto questo odio, questa. Boh, forse perché sono secondo me due scuole abbastanza opposte l'una con l'altra. Cioè, E però abbiamo in comune il tecnico poi. C'è il nostro esatto. poi il vostro tecnico che sono alla fine gli unici di Crema. Sì? Tipo, no, forse c'è un corso tecnico allo Sraffa, però comunque lo Sraffa diciamo che è una scuola professionale a grandi linee, mentre noi siamo i due tecnici, quindi c'è questo. Poi siamo così vicini, quindi È vero, siamo uno attaccato all'altro. tu sei in dogali o in sede? Perché non No, so. io sono in sede da 4 anni, Ok. non mi sono mai spostata perché il mio indirizzo è praticamente tutto sulla sede. E tu fai relazioni internazionali, giusto? Esatto.
Ok, adesso dirò una cosa che se c'è qualcuno del Galilei probabilmente mi uccide, ma io volevo passare al Pasoli a fare relazioni internazionali, esattamente quello. Quindi, È un bel indirizzo, cioè secondo me è veramente un indirizzo valido se si vuole entrare nel mondo dell'economia e soprattutto cioè, continuare con delle lingue, secondo me è un indirizzo valido. Poi le relazioni che faccio io hanno dentro anche cinese, quindi diciamo che è ancora piuttosto. piuttosto. Mi è venuta in mente anche un'altra cosa da chiederti a proposito di, tu hai detto economia. Ieri Marco parlava del fatto che non è facile iniziare a vedere i bilanci della scuola, iniziare a fare i conti, organizzare cose. Secondo te, tu che stai studiando economia, sei in un certo senso un po' più facilitata a vedere tutti questi conti, questi numeri? O pensi di essere spaesata come noi, anche tu? Beh, allora dipende un po' perché io facendo relazioni internazionali non ho tante ore quante le ore totali che hanno ad esempio gli amministrativi, però quello magari ci penseranno i miei colleghi, gli altri tre che sono tutti e tre amministrativi, però comunque secondo me potrei essere un attimino agevolata rispetto a un rappresentante dell'ITIS o qualsiasi altra scuola che non ha economia. Esatto, sì, ok, ho capito, sono d'accordo anch'io, infatti. Ci chiedono se la divisione delle sedi rende tutto più complesso fare il rappresentante, secondo te? Allora, secondo me sì, ma neanche così tanto, nel senso che avere due sedi spesso, secondo me, comporta ad avere due idee diverse. E secondo me, boh, nella nostra scuola c'è un po' uno scontro tra Via delle Grazie e Via Dogali, però questo è un parere mio. Secondo me sono entrambe delle belle sedi con delle belle classi e cercare comunque di collaborare con entrambe è possibile. Cioè, ovviamente ci sono dei personaggi sia da una parte che dall'altra che potrebbero magari venire contro, però è una cosa assolutamente normale, secondo me. E voi siete appunto divisi fra le due sedi anche come rappresentanti proprio. Esatto. Io e Laurenzio siamo in Via delle Grazie, invece gli altri due ragazzi sono in Dogali. Ma è una regola questa? Me lo stavo chiedendo, o semplicemente. Allora, che Oh. io sappia di scritto non c'è nulla, però diciamo che è meglio secondo me avere due e due, essere divisi in questo modo agevola un attimino anche proprio la gestione solo di, non lo so, non saprei, nell'ambito delle felpe, solo la distribuzione delle felpe potrebbe essere agevolata da questa cosa. E secondo te dovrebbe esserci una regola che obbliga a, non lo so, garantire rappresentanti per ogni sede? Sì, perché alla fine è giusto avere. Oh mamma, mi sto imbirlando da sola. So È che giusto avere. è l'altra, ma poi mi è venuta questa e ho dovuto È dire così. giusto avere due rappresentanti, da una parte e due rappresentanti dall'altra, in modo da avere una rappresentanza equa, secondo Esatto. me. Questo sì, anch'io sono d'accordo con te. Poi ovvio, quando ci sono le elezioni, alla fine sono gli studenti a decidere, quindi potrebbero Esatto. votare persone tutte del Dogali o tutte della sede, quindi in realtà Esattamente. non conta più niente questo. Però sicuramente è bello che abbiate pensato a gestirla in questo modo, che tutti abbiano anche proprio una persona di riferimento a scuola, agli studenti. Esatto. No, ma non poteva Ho venire tolto un pensato. così tanto. Come? Non poteva venire lui se aveva da commentare così tanto, Lorenzo. No, perché. Vabbè, niente, Alice. Allora, se non ci sono domande, aspettiamo un attimo. Magari ci sono un po' di curiosità. Ecco qua. Perché molti studenti pensano che impegnarsi sia una perdita di tempo peggio uno sbatti? Credo
Questa è un'altra delle domande filosofiche. Che pressione, mamma mia. No, allora. Sto pensando a una risposta. Allora, io ho una risposta, vediamo se la condividi con me. Secondo me perché a volte non ci vengono dati i crediti che meritiamo. Quando ci impegniamo non ci viene riconosciuto e viene pensato che è una cosa che dovevamo semplicemente fare. Mentre in realtà fare rappresentante non è una cosa obbligatoria. Quindi Esatto. deve essere riconosciuta come tale. Quindi secondo me anche quello magari. Poi questo è per rappresentante. In generale non lo so. Boh, io direi la tua stessa cosa, magari messa più sull'ambito degli studenti, è che secondo me spesso veniamo visti tutti quanti, proprio come gruppo di studenti, magari un po' fannulloni, e come dici tu, potrebbe essere vista come cosa un po' dovuta, cioè studi, però è perché devi studiare. Esatto, sì, anche da quel punto di vista, semplicemente. Sì. Sì. Ma è riconosciuto dai coetanei o dagli adulti? Probabilmente da entrambi. Anche proprio ieri parlavamo con Marco del fatto che spesso i ragazzi non capiscono l'importanza del rappresentante. E magari anche collegato a questo, che non si vuole poi candidarsi perché non si capisce che questa è una cosa importante. È vero. Cioè, secondo me, quando una persona si trova a dover decidere se fare il rappresentante oppure se rimanere un semplice studente, la prima cosa a cui pensa è sicuramente, cavoli, se faccio il rappresentante devo già, cioè, mettere in conto che avrò molte cose da sbrigare, molte faccende, e magari una persona non se la sente perché non ha voglia, oppure sì, per queste cose, secondo me. Infatti ti è arrivato proprio un messaggio che parla di questo, se ti senti veramente in grado di poter sostenere un ruolo così importante per la nostra scuola, la loro scuola. Spero. Cioè, Domanda. Speriamo di sì. Speriamo di sì, perché è una cosa che mi piace essere a contatto con magari i problemi che abbiamo tutti quanti come studenti, è una cosa bella e spero di essere all'altezza. Vedremo quest'anno se tutto andrà bene. Beh, infatti, se parti dicendo mi piace fare quello che voglio fare, probabilmente andrà bene, no? Mi viene da dire. Poi non. L'importante è essere convinti. Esatto, l'importante è che ti piaccia e che sai di saperlo fare, altrimenti comunque è pesante, lo sai, però è bello, ti dà tante soddisfazioni. Questo, se Esatto. dirette dei rappresentanti passati, vedrai che abbiamo tante cose da dire. Ok. Appunto il fatto che non devi farlo da sola, è vero anche questo. Esatto, ho gli altri tre colleghi. E rappresenteremo, secondo me, una bella scuola, perché il Pacioli è sempre visto come una scuola di fannulloni, ma siamo una bella scuola, dai. Non puoi chiedere la Mason del Galilei, non posso. Lo so, purtroppo c'è questa rivalità, però no. No, Se assolutamente. qualcuno è in chat, c'è qualcuno del Pacioli, può dire, secondo me, cioè, il suo parere, ovvio, questo è il mio. Adesso vedi che scrive un messaggio uno e scrive no, facciamo proprio schifo. No, speriamo di no. No, esatto. Se può fare una domanda bomba, Michele chiede, come se le altre non fossero state abbastanza sconvolgenti. Va bene, prepariamoci. Stiamo aspettando con ansia. Chissà quanto sarà lunga. Sto morendo. Oh mamma, no, dai. Madonna.
Allora, è questa la domanda o manca un pezzo? No. Due studenti nati da genitori non italiani. Aspettiamo. Esatto. Ok, mi ha colpito che per la consulta provinciale si sono candidati due studenti. Come si vive l'intercultura a scuola? Allora, io parlo come esempio per la mia classe perché non ho ancora visto effettivamente che problemi potrebbero esserci su tutto l'istituto, però cioè, non vedo problemi di razzismo o discriminazioni, secondo me, ovvio. Ovviamente io parlo per la mia classe e per le varie classi che conosco. Cioè, da quando sono entrata dalla prima non ho mai sentito problemi di, che ne so, bullismo nei confronti di un determinato ragazzo con genitori non italiani, piuttosto che di un'etnia diversa dalla nostra. Cioè, non ho assolutamente riscontrato problemi. Poi, ovvio, se c'è qualcuno che ha problemi, ci contatti subito e vediamo di risolverli. Ho visto, infatti, leggevo sul vostro Instagram della lista che volete fare un indirizzo posta giusto per la questione bullismo a scuola. Esatto, per la questione del bullismo, poi vabbè, cyberbullismo e anche altre problematiche abbastanza importanti. Certo, assolutamente. No, sì, poi devo dire anche, non so, magari è un mio pregiudizio che ho, ma facendo comunque relazioni internazionali avete un'idea un po' più aperta del mondo rispetto magari ad altri corsi. Poi è una generalizzazione assurda, perché non è vero che quelli del classico non ci tengano a queste cose. Però non lo so, magari anche proprio il modo di vedere un po' il mondo. Sì, secondo me è una cosa che aiuta tanto sono gli scambi che la nostra scuola offre per l'indirizzo delle relazioni. Purtroppo con questa storia del Covid non sono saltati praticamente tutti, però io ne ho fatto uno in terza e mi ha cambiato davvero. Cioè non sembra, ma una settimana all'estero in una famiglia cambia davvero il tuo modo di pensare e di vedere le cose. Sì, infatti, assolutamente ti capisco. Quindi sì, probabilmente anche questo ti comunque apre un po' di più il mondo. Poi Esatto. fortunatamente, come hai detto tu, non hai mai visto dei casi di bullismo o razzismo così nella scuola. Speriamo che non ci siano, ecco. Esatto. Anche Auguriamocelo. perché stanno organizzando anche tante attività Sì. contro questo. Meno male. Qui, vabbè, domande come a Anna ti piace il Pasoli, diciamo che saltiamo perché. Comunque, certo, dai, sono superiore a queste cose. No, comunque mi collego all'ultima cosa che hai detto per quanto riguarda problematiche come razzismo o discriminazioni. Ecco, nei nostri punti diciamo che c'è quello delle giornate a tema, però io penso che quest'anno faremo delle giornate a tema. Approfondite, nel senso, non decidiamo, cioè non sarà come gli altri anni, veniamo a scuola tutti vestiti arcobaleno per sostenere la comunità LGBT. Cioè, secondo me è giusto fare la giornata a tema, ma approfondire anche il tema. Quindi, ma, ho fatto questo esempio, ma possono essere diversi. Anche perché non basta solo fare quello, è giusto che i ragazzi comunque conoscano, ne parli. Bello, sì, ci piace, vogliamo vedere cosa farete. Speriamo di riuscire a farlo anche a didattica a distanza, perché sarebbe una cosa carina, secondo me. Anzi, speriamo di farlo in presenza, dai. Proprio. Speriamo. Speriamo di farlo in presenza. Allora, intanto, vabbè, vedo che non ci sono domande, quindi ti salutiamo. Grazie per essere venuta. Ho fatto un sacco Grazie a voi per l'invito. soprattutto buona fortuna, allora, adesso che inizi.
Grazie. Fortuna e vediamo, poi ci racconterai magari tra un po'. Adesso che stavo finendo arriva un'altra domanda, ma noi abbiamo. Ritenete importante per il rappresentante essere sempre coerente e dare il buon esempio? Allora, secondo me è giusto dare il buon esempio, ovvio, non bisogna essere dei modellini piuttosto che dei robot, tutti perfetti, ognuno purtroppo ha dei difetti e ognuno è fatto a modo suo, si spera di essere d'esempio per quello che si può, cioè essere rappresentante alla fine ti porta, secondo me, ad assumere un ruolo Esatto, sì. dove devi alla fine essere un po' responsabile prima di tutto. Infatti, sì, mi collego proprio alla parola che hai detto. Tu assumi un ruolo adesso nella scuola, non sei più uno studente a caso. Quindi quello che fai influisce anche sugli altri. E tutto quello che fai, non soltanto poi quello che fai in consiglio di istituto, ma semplicemente. Viene da fare un esempio stupidissimo, il rappresentante di istituto fuma in cortile, allora si può fare. Esatto, E quindi sì. alla fine sei un po' un esempio. E per l'essere sempre coerente, non lo so, siamo umani tutti alla fine. Esatto, ognuno poi commette degli errori, magari strada facendo, si spera di essere sempre coerenti, però poi dipende un po' dalle circostanze. E poi bisogna anche ricordarsi che non sono le tue opinioni che adesso contano. Non sei più quello Esatto. che pensi tu. Quindi magari puoi essere coerente col tuo pensiero, però ti tocca ascoltare qualcuno che. Ti tocca fare quello che pensano gli altri, che magari non è quello che pensi tu. Però tu rappresenti te Esatto. stesso, quindi. Niente, allora. Aspettiamo se non ci sono altre domande. Comunque questa ultima mi è piaciuta tantissimo. Adesso come minimo arriverà sulla fine. Avvicino al tasto fine arriverà una domanda. Tra l'altro ho visto un commento, appreciation comment, come si dice, che diceva sicuramente fai bene il tuo operato per il tuo bel carattere e la tua determinazione. Grazie. Non so chi è, però ringrazio. Però è vero, determinazione alla fine è una cosa che conta qua. Esatto. Infatti. Perfetto, allora dai, vedo che non ci sono domande, vediamo se riesco a salutarti stavolta. Vediamo se Perfetto, riusciamo. grazie di essere venuta ancora, magari Grazie a voi per avermi invitato. o sarai tu a fare una diretta tra un po' di tempo, quindi buon lavoro, ti scrivono, infatti buon lavoro, buona fortuna e ci sentiamo tra un po'. Va bene, grazie mille. Ciao, 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 buona serata. Siamo domani sera con la professoressa Cecilia Trovati, che ci parlerà dei rappresentanti dal punto di vista di un insegnante, anzi di una vicepreside, quindi domani abbiamo i piani alti qua su Stai sul pezzo, e con Andrea Molaschi, che è i rappresentanti della Dante. Quindi ci vediamo domani. Va bene, non mancherò. Ciao, buona serata, grazie. Ciao!